Grazie Leo e grazie Ilenia anche per la tua pillola. E adesso ci spostiamo un po' più a nord lungo la catena appenninica e andremo a parlare del flusso dei fluidi nel sottosuolo della Maiella, dalle fratture alle grotte ipogeniche sulfuree. Il massiccio della Maiella, che è appunto l'area di studio dove troviamo le due grotte in esame, che sono le grotte del Cavallone e le grotte del Bove, rappresenta una delle falde più orientali della catena appenninica. In questa montagna affiorano rocce prevalentemente carbonatiche di età mesocenozoica e dentro le unità della formazione di Orfento e di Santo Spirito si aprono proprio e si sviluppano queste due grotte, la grotta del Cavallone e la grotta del Bove, che fanno parte di un unico sistema carsico ipogenico di tipo sulfureo, quindi che presenta tutte quelle caratteristiche di cui ha parlato e che ha descritto prima Ilenia in maniera molto chiara. E il massiccio della Maiella ha una struttura grosso modo orientata nord-sud e si presenta come una struttura di un anticlinale, diciamo, quindi la cui forma può essere semplificatamente descritta attraverso l'immagine, ad esempio B qui. Le grotte di questo sistema carsico sono due grotte non fisicamente connesse tra di loro e si aprono nel versante nord-orientale del vallone di Taranta. La grotta del Cavallone è anche una grotta turistica ed è conosciuta ed usata da diversi secoli, è stata usata per diversi secoli come rifugio, come riparo, soprattutto dai pastori e dagli abitanti della zona. Le due grotte, appunto, come dicevo, non sono fisicamente collegate, ma sono molto vicine l'una all'altra. E di queste grotte abbiamo rifatto un nuovo rilievo topografico per cercare di analizzare nel dettaglio l'organizzazione spaziale delle due cavità. E come potete vedere, queste due grotte si sviluppano prevalentemente con una direzione più o meno uniforme, più o meno circoscritta a una direzione nord, nord-est, sud, sud-ovest, e presentano solo alcune brevi diramazioni allineate lungo altri lineamenti strutturali. E si sono caratterizzate, al contrario di alcune delle grotte invece di cui ci ha parlato Ilenia, non tanto da dei pattern, diciamo, labirintici, quanto piuttosto da dei singoli condotti ben sviluppati, molto grandi, che in pianta appunto seguono delle direttrici molto gerarchizzate, mentre per quanto riguarda una vista in sezione longitudinale, queste due grotte presentano tre macro livelli principali che sono poste a diverse quote e che riflettono l'oscillazione della tavola d'acqua sulfurea, così come ci spiegava Ilenia prima a livello concettuale. E dopo questo primo excursus un po' sull'inquadramento di queste due grotte, per arrivare un po' al succo di quella che è la mia presentazione, dobbiamo fare un passo indietro e andare a un attimo a elencare quali sono gli ingredienti fondamentali per far sì che si possa avere lo sviluppo di un fenomeno carsico e quindi la speleogenesi. Essenzialmente abbiamo due ingredienti che sono strettamente legati tra loro e sono i primi due, ovvero avere delle rocce solubili in presenza di delle soluzioni acquose che appunto siano in grado di esercitare un'azione dissolutiva. E nel caso di rocce carbonatiche come quelle della Maiella, le soluzioni che possono esercitare questa funzione, quindi questa azione dissolutiva, sono tendenzialmente, devono essere delle soluzioni acide, quindi tra le soluzioni più comunemente coinvolte nel processo di dissoluzione carsica abbiamo l'acido carbonico o ad esempio l'acido solforico, come nel nostro caso. Il terzo ingrediente fondamentale, è l'ultimo ma non è il meno importante, è quello di avere una elevata permeabilità.
La permeabilità è una proprietà dei sedimenti o delle rocce che misura la capacità delle stesse di essere attraversate da un flusso di fluidi. E questa proprietà intrinseca del materiale deriva essenzialmente dalla porosità, che è un'altra proprietà appunto sempre delle rocce. E per porosità si intende il volume dei pori presenti nel sedimento o nella roccia rispetto al volume complessivo della stessa. Ed essenzialmente, per schematizzarla il più possibile e semplificarla il più possibile, ci sono tre grandi categorie e tipologie di porosità. Abbiamo una porosità primaria o porosità di matrice, che è relazionata essenzialmente al processo di deposizione poi della storia evolutiva che porta i sedimenti a trasformarsi in roccia, che viene chiamata diagenesi. Dopodiché abbiamo un altro tipo di porosità, che è una porosità di tipo secondario, che è legata essenzialmente ai meccanismi successivi alla deposizione e alla litificazione dei sedimenti, ed è quindi dovuta ai processi deformativi che coinvolgono la crosta terrestre. E appunto nei contesti geologici in cui abbiamo a che fare con il fenomeno carsico, tendenzialmente questo tipo di deformazione si esplica sotto forma di una deformazione fragile, che coinvolge quindi delle rotture nel materiale roccioso, coinvolge quindi si creano delle nuove discontinuità. Proprio queste discontinuità possono permettere il passaggio di fluidi, quando sono interconnesse tra di loro, e quindi canalizzare questi fluidi che poi possono, in presenza dei primi due ingredienti, quindi rocce solubili e soluzioni aggressive, possono portare alla formazione di cavità e quindi al carsismo. E il metodo più semplice per avere una prima idea e riconoscere la tipologia di porosità e anche quantificarla è quella di prelevare dei campioni di roccia e farne delle sezioni sottili, quindi delle sottili lamine, diciamo, della superficie del campione, vengono incollate a un vetrino e poi si analizzano a un microscopio ottico e si può facilmente vedere la porosità di questi campioni, soprattutto se il campione viene trattato con delle resine colorate, come nel caso di questa immagine, in cui abbiamo una resina blu che evidenzia la porosità. E in questo caso abbiamo tutti e tre i tipi di porosità, quindi una porosità primaria, una porosità per frattura, ma anche una porosità dovuta all'azione di dissoluzione. Mentre nell'altra immagine, quella nel centro dello schermo, abbiamo un carbonato in cui la porosità è essenzialmente quasi allo 0%. Per riconoscere i percorsi di permeabilità che possono essere utilizzati dai fluidi, soprattutto in contesto ipogenico, quindi con risalite che coinvolgono risalite di fluidi da settori più profondi della crosta terrestre, abbiamo bisogno di caratterizzare le fratture, caratterizzare le strutture geologiche della nostra zona. Quindi si procede con una caratterizzazione sia qualitativa che quantitativa delle fratture. Si cerca di mapparle, si cerca di metterle in relazione, si cerca di ricostruire la storia deformativa di un luogo per capire appunto le varie relazioni tra le strutture, tra l'assetto stratigrafico della zona e le grotte. In un contesto come quello che coinvolge la risalita di fluidi, sicuramente alcune tra le strutture più importanti sono le faglie, perché stiamo parlando appunto di scale molto grandi. Quindi abbiamo bisogno di strutture che siano capaci di arrivare a delle sorgenti più o meno profonde nella crosta terrestre. E più che faglie sarebbe corretto parlare di zone di faglia, in quanto non abbiamo mai una singola discontinuità, ma abbiamo dei volumi di roccia che sono coinvolti dal processo di fagliazione e dalla deformazione per fagliazione. Quindi abbiamo una faglia, un piano di scivolamento principale, poi abbiamo una zona di nucleo delle faglie dove le proprietà petrofisiche di cui parlavamo prima, quindi porosità e permeabilità, cambiano in maniera molto, molto drastica dovuto a vari processi che non starò qui a trattare nel dettaglio. E poi abbiamo un'altra zona che è forse la più importante per quanto riguarda la circolazione dei fluidi, che si trova nelle adiacenze della zona del nucleo di faglia, che
in cui abbiamo un'intensità di fratturazione, quindi di sviluppo di nuove discontinuità che possono essere diaclasi, vene, stiloliti, insomma, vari tipi di strutture che presentano una densità maggiore rispetto a quella della roccia indeformata circostante. E una delle evidenze del passaggio dei fluidi in queste zone, ad esempio nella Maiella, come potete vedere in questa immagine, in basso sono manifestazioni di idrocarburi. Tutte queste chiazze più scure sono manifestazioni di bitume dentro la zona di danneggiamento molto frammentata di una faglia. Anche qui è un altro esempio di questa eclatante manifestazione di bitume nel lato occidentale della Maiella. Non solo però il bitume è un indizio che ci permette di ricostruire quali sono state le strutture che hanno utilizzato i fluidi per esercitare la loro funzione di dissoluzione, ma anche appunto i vuoti stessi. Se andiamo nel dettaglio, possiamo caratterizzare alcune particolari zone in cui la deformazione ha causato la localizzazione di diaclasi che si organizzano in zone con una connessione molto alta di questo tipo di fratture, sia dal punto di vista planimetrico, sia dal punto di vista della loro estensione verticale. E queste zone di cluster di fratture sono quelle che sono state più utilizzate. Almeno in quest'area di studio, diciamo, dai fluidi per l'azione di dissoluzione carsica. E questo lo vediamo in svariati esempi, sia all'esterno con alcuni relitti, diciamo, di forme carsiche tagliate poi dal progredire, diciamo, dell'erosione nella vallata di Taranta, ma sia nella grotta stessa, meglio nelle due grotte, in cui vediamo diverse zone di fratturazione con questi cluster di diaclasi che hanno delle orientazioni particolari che sono messe in relazione alle ultime fasi orogeniche di sollevamento dell'anticlinale della Maiella e che sono proprio la loro apertura, quindi nel momento in cui la strutturazione dell'anticlinare ha fatto sì che si formassero questi tipi di strutture che tagliano la sequenza carbonatica. Si è potuto instaurare, o meglio, si è potuto localizzare il fenomeno, di spelogenesi sulfurea proprio in quelle circoscritte porzioni di ammasso roccioso. E, altre evidenze le vediamo, sempre attraverso, ad esempio, la presenza di, speleotemi, che sono dovuti chiaramente allo scorrimento per infiltrazione di acqua dalle unità sovrastanti, ma che portano con sé, anche in questo caso, evidenze di bitume di idrocarburi. E altri elementi morfologici sono i feeder, come già vi ha fatto vedere nella pillola precedente Ilenia, come in questo caso, e vediamo che anche questo feeder si localizza in una zona di faglia e più nella precisione in una zona di danno della faglia, non tanto nel nucleo dove i processi di fagliazione, di cataclasi, diciamo, della roccia e anche la circolazione di fluidi causano una precipitazione di nuovi minerali durante il processo di fagliazione, quindi si ha la chiusura di alcuni dei pori preesistenti, un abbassamento quindi della porosità e della permeabilità, al contrario nelle zone di danno si ha l'apertura di nuove fratture e quindi un incremento della permeabilità. E questo è testimoniato anche non solo dai feeder, ma anche dalla presenza di solfati secondari che si trovano proprio spesso e volentieri nelle vicinanze di queste zone di faglia. E le morfologie nelle grotte del Bove e del Cavallone non sono poi molto diverse da quelle che abbiamo visto per gli esempi della Calabria poco fa. Abbiamo dei condotti tendenzialmente sul-tondeggianti, delle forme a cupola, delle forme che vengono chiamate mega cusps, quindi queste sorte di solchi dovuti a processi di condensazione e corrosione. Abbiamo i replacement pockets e abbiamo soprattutto anche grossi depositi di gesso secondario che sono appunto un forte indicatore della spelogenesi sulfurea. Infatti, appunto, abbiamo tutte questa serie di morfologie di depositi ci dicono chiaramente che siamo in presenza di spelogenesi sulfurea, chiaramente inattiva in questo caso, in quanto non abbiamo una tavola d'acqua sulfurea sul fondo delle due grotte, ma questa attualmente appunto non è rintracciabile.
Il modello concettuale, qui era la stessa immagine che già vi ha fatto vedere Ilenia prima, ma la riutilizzo solo per stressare magari un altro concetto che mi preme un po' di più, cioè che uno dei meccanismi di produzione di questo acido solfidrico che poi può migrare, soprattutto per quanto riguarda l'Appennino, è proprio la presenza di idrocarburi o di evaporiti in profondità. E in presenza di particolari condizioni, queste sorgenti di acido solfidrico, appunto, possono far sì che poi questo composto si migri verso la superficie, e questo può avvenire essenzialmente in presenza di strutture geologiche che abbiano radici crostali profonde. In assenza di questo, grazie, diciamo, alla porosità e alla permeabilità che hanno solitamente questi tipi di rocce carbonatiche, che è molto bassa, non si potrebbe avere una risalita di questi materiali tale per cui da renderli ancora aggressivi, diciamo. Questo è possibile soprattutto grazie alla presenza di strutture che siano appunto profonde, che abbiano un'inclinazione elevata, comunque un assetto strutturale capace di arrivare in profondità a queste sorgenti di fluidi acidi. E venendo al caso quindi della Maiella, quello che abbiamo potuto notare, sia unendo le evidenze geomorfologiche, le evidenze strutturali e evidenze geochimiche attraverso l'analisi degli isotopi stabili dello zolfo, sia nei solfati secondari in grotta che prelevati da campioni di bitume in miniere della Maiella, e nelle evaporiti triassiche che si trovano circa a 2 km di profondità rispetto a dove si trovano adesso le grotte, possiamo appunto concludere che la risalita di questi fluidi acidi sia dovuta essenzialmente alla riduzione, quindi a un processo di riduzione chimica dei solfati in profondità che interagiscono con idrocarburi. In questo modo i fluidi possono migrare verso la superficie attraverso delle strutture geologiche molto persistenti e subverticali, e diciamo, all'interfaccia con la tavola d'acqua, sviluppare il fenomeno carsico di dissoluzione da acido solforico. Chiaramente, con il procedere del sollevamento della catena appenninica, quindi della Maiella, e con il procedere dell'incisione, questo fa sì che progressivamente la tavola d'acqua sulfurea si abbassi di posizione e si venga a sviluppare quindi un altro livello di questo sistema carsico. Ed è per questo che troviamo tre distinti macro livelli che possiamo facilmente individuare anche banalmente dal rilievo topografico della cavità. E dove si vanno a localizzare invece i condotti in presenza di quelle discontinuità, quelle zone di fratturazione legate essenzialmente alla deformazione che si va a espletare in zone circoscritte dell'anticlinale della Maiella. Qui entriamo un po' più nel dettaglio di meccanismi di meccanica delle rocce, però in presenza di zone localizzate di deformazione, sia che l'azione dissolutiva venga appunto localizzata in queste zone, ed è per questo che troviamo in grotta questo pattern peculiare di condotti singoli allungati piuttosto che invece un pattern più meandrifo, più, scusate, più labirintico, come invece si potrebbe aspettare magari in presenza di una deformazione, quindi una fratturazione più omogenea, più distribuita in maniera più diffusa, diciamo, nell'ammasso roccioso. E per concludere, diciamo, il contesto strutturale, geologico della Maiella non è dissimile da tanti altri contesti dell'Appennino, della catena appenninica, e non a caso tante grotte ipogeniche sulfuree in Italia sono proprio sviluppate in contesti analoghi, ad esempio nell'Appennino umbro marchigiano, in altre aree appunto dell'Appennino. E dove cercare queste grotte? Chiaramente ci sono tanti fattori che influenzano e che rendono varie zone suscettibili alla presenza di acido solforico, ma tendenzialmente
In regioni associate a magmatismo e idrotermalismo, sicuramente sono aree suscettibili allo sviluppo della spelogenesi d'acido solforico. Se andiamo nel dettaglio delle zone in cui abbiamo le evaporiti triassiche sepolte in profondità, dove potremmo aspettarci grotte ipogeniche sulfuree in superficie, sono le culminazioni di anticlinali oppure in caso di anticlinali asimmetriche nei fianchi più inclinati, dove abbiamo delle curvature più ampie, quindi una deformazione più intensa, oppure vicino a zone di faglia e zone di fratturazione molto intense. Chiaramente queste sono un po', diciamo, come sempre, anche il processo carsico, come spesso accade in natura, è molto complicato e come diceva Ilenia, per cercare di riconoscerlo, studiarlo, bisogna adottare un approccio multidisciplinare ed è per questo che anche nella mia ricerca, appunto, cerco di unire la parte geomorfologica con questa parte un po' più di geologia strutturale, di rilevamento, proprio per cercare di comprendere le relazioni tra le strutture geologiche e il perché, appunto, queste grotte si formino in specifici contesti geologici. E con questo io ho finito e se ci sono domande, qui ci sono alcuni riferimenti che possono essere utili e grazie dell'attenzione.